Sì, certo, il 2014 serve ed è servito per non continuare a guardarci indietro, ma per avere la logica di dover ripartire e avere la voglia di ripartire. Ora le prerogative sono quelle di ripartire con gli investimenti, ripartire con il lavoro, questo è chiaro, ma agire anche su tutte quelle voci che possono essere oramai ridondanti nella richiesta della nostra associazione e di altre associazioni, cioè lo snellimento dell'apparato pubblico, la semplificazione a livello burocratico di tutto il sistema che oggi pressa le nostre aziende, chiaramente una continua riduzione della pressione fiscale e una miglioria dell'accesso al credito. Su queste quattro voci noi abbiamo bisogno di avere azioni concrete e risultati concreti nell'anno 2015. La priorità assoluta in queste quattro voci? Ma è chiaro che è il lavoro poi alla fine, nel senso che noi se ripartiamo con il lavoro, tutto quello che ci sta attorno e che ci ancora in qualche modo rende difficoltoso il nostro percorso, possiamo superarlo, ma solo e solamente se c'è lavoro. Se non c'è lavoro, è chiaro che tutto il resto rimane costante e affossa le nostre aziende.